Allora è con grande piacere che ci apprestiamo a inaugurare questa casa dell'acqua, che va sicuramente nella direzione, diciamo, di alcuni interessi della comunità, primo fra tutti quello di avere, diciamo, un interesse di ordine ambientale. Infatti consentirà di risparmiare molta plastica, per cui molte delle bottiglie che oggi ciascuno di voi è costretto a comprare al supermercato e che poi rientrano comunque nel circolo di smaltimento saranno avviate. E poi direi anche aspetto sicuramente importante, quello di consentire un risparmio considerevole. L'acqua sarà venduta a 5 centesimi al litro, per cui fatto un debito rapporto con l'acqua che viene normalmente acquistata al prezzo supermercati, il risparmio direi che è notevole, costa circa un terzo facendo, diciamo, un calcolo medio. Altro aspetto rilevante è che indubbiamente si può beneficiare di un'acqua, si può avere un'acqua che a tutti gli effetti è paragonabile all'acqua minerale, e è un tipo di servizio che già si sta diffondendo, è diffuso già in alcuni paesi della Lomellina, direi in tutto il nord Italia, che a Sannazzaro mancava, per cui sicuramente è un servizio in più a disposizione della comunità. Grazie, adesso ci apprestiamo allora all'inaugurazione. Allora, la simulazione foto sono più grande. Allora, grazie. Adesso si può. Possiamo tagliare? Grazie. Grazie, la guarda di qua. È una giornata calda e quindi chi vuole il bianco o il nero? Volete il bianco o il nero? Quando è che fate l'acqua sul furea? Giovane docente, eccolo. Quando è che fate l'acqua sul furea? Lei è il fratello? Sì, Pierangelo, quando è che fate l'acqua sul furea, così non andiamo neanche più? Alle terme. Se lo diciamo non la fate. A senso maggiore. Sì, aperto lo sotto le curate. Volete il bianco o il nero? Bianco, non mi faccia morire. Ok, schiacciamo, lui dice erogazione in corso acqua naturale. Poi prendiamo l'altra bottiglia, la mettiamo qua sotto, aspettiamo che lui smetta di erogare l'acqua naturale. Voglio sentire come sta frizzante, anche se io non l'ho detto. Perfetto. Adesso lui mi dice sanificazione in corso. Attendere. Perché sta. Allora legge il litro esatto. Quando okay. Scattato, schiaccio questo, mi dice erogazione in corso e parte l'altro. E questa la chiudiamo qua e questa la chiudiamo. La mettiamo in cielo. Andiamo l'altra, aspettiamo. No.